Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con l'intervento del Premier Mario Draghi, che ha parlato nell'informativa questa mattina al Senato della situazione della campagna vaccinale sul territorio. Sentiamo proprio le parole del Premier. Ad un anno di distanza dobbiamo fare tutto il possibile per una piena e rapida soluzione della crisi sanitaria. Sappiamo come farlo. Abbiamo 4 vaccini sicuri ed efficaci. 3 sono già in via di somministrazione, il quarto, quello di Johnson & Johnson, sarà disponibile da aprile. Ora il nostro obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile. Vorrei che il messaggio di oggi a voi fosse un messaggio di fiducia. Un messaggio di fiducia a tutti gli italiani. Ho ripetuto in queste settimane che il Governo è determinato a portare avanti la campagna vaccinale con la massima intensità e siamo già all'opera per compensare i ritardi di questi mesi. Dobbiamo farlo per la salute dei cittadini, per l'istruzione dei nostri figli, per la ripresa dell'economia. L'accelerazione della campagna vaccinale è già visibile nei dati. Nelle prime 3 settimane di marzo la media giornaliera delle somministrazioni è stata quasi di 170.000 dosi al giorno, più del doppio che nei 2 mesi precedenti. Questo è avvenuto nonostante il blocco temporaneo delle somministrazioni di AstraZeneca, che sono state in parte compensate con un aumento delle vaccinazioni con Pfizer. Ma il nostro obiettivo è portare presto il ritmo delle somministrazioni a 500.000 al giorno. Accelerare con la campagna vaccinale è essenziale per frenare il contagio, per tornare alla normalità e per evitare il sorgere di nuove varianti. Premier Draghi, che è anche intervenuto in videoconferenza all'iniziativa Sud Progetti per Ripartire, promossa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. Sentiamo sul punto sia le parole di Draghi sia quelle del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il Governo intende condurre una campagna di ascolto diffusa sul tema, come ha già annunciato la Ministra in Parlamento. La giornata di oggi va dunque intesa soltanto come un primo passo. Il programma Next Generation EU prevede per l'Italia 191 miliardi e mezzo da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi. Ciò significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e Centro-Nord, che è fermo da decenni. Anzi, dagli inizi degli anni 70 ad oggi è grandemente peggiorato. Il prodotto per persona nel sud è passato dal 65% del centro-nord al 55%. Negli ultimi anni c'è stato un forte calo degli investimenti pubblici che ha colpito il sud, ovviamente insieme al resto del paese. Tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per investimenti nel mezzogiorno si è infatti più che dimezzata ed è passata da 21 a poco più di 10 miliardi. Per la prima volta da tempo abbiamo l'occasione di aumentare la spesa in infrastrutture fisiche e digitali, nelle fonti di energia sostenibili. Le risorse di Next Generation EU si aggiungono ad ulteriori programmi europei e ai fondi per la coesione, che mettono a disposizione altri 96 miliardi per il Sud nei prossimi anni. Ma abbiamo imparato che tante risorse non portano necessariamente alla ripartenza del Mezzogiorno. Ci sono 2 problemi, uno nell'utilizzo dei fondi europei, l'altro nella capacità di completamento delle opere pubbliche. A fronte di 47,3 miliardi di euro programmati nel Fondo per lo sviluppo e la coesione dal 2014 al 2020, alla fine dello scorso anno erano stati spesi poco più di 3 miliardi, il 6,7%. Nel 2017 in Italia erano state avviate, ma non completate, 647 opere pubbliche. In oltre due terzi dei casi non si era nemmeno arrivati alla metà. Il 70% di queste opere non completate era localizzato al sud,
per un valore di 2 miliardi, divenire capaci di spendere questi fondi e di farlo bene è obiettivo primario di questo governo. Vogliamo fermare l'allargamento del divario e dirigere questi fondi in particolare verso le donne e i giovani. Il nostro, il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni, siano esse la scuola, la sanità o la giustizia. In questa sfida un ruolo cruciale è anche vostro, classi dirigenti, ma un vero rilancio richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Decidere quello che deve essere il Mezzogiorno Italia significa decidere quello che deve essere l'Italia nel futuro. Significa decidere se l'Italia deve essere uno dei grandi paesi dell'Occidente, uno dei paesi di testa, o deve continuare a scivolare, come sta capitando da più di 20 anni, nella fascia media di paesi del mondo. Siamo passati, credo, dal 4-4,5% del mercato mondiale a meno dell'1,8. Siamo stati scavalcati come PIL da paesi come l'India, altri paesi europei, abbiamo il fiato sul collo del Canada, del Brasile. Il Sud non ha ancora recuperato i posti di lavoro perduti nella crisi del 2009-10 e rischia di assommare ai divari che sono concentrati nel Sud, divari territoriali, sociali e di genere, il divario demografico, che rischia di determinare per intere aree del Mezzogiorno un problema di desertificazione vera e propria. Dunque, affrontare seriamente il problema del Sud significa affrontare il problema dell'Italia e di quello che vuole essere l'Italia nel contesto internazionale. È stata fotografata la situazione del Sud dal punto di vista del divario occupazionale, 15% in meno, disoccupazione giovanile, disoccupazione femminile, divario infrastrutturale, potremmo continuare. Diamo un dato di sintesi. Nel Sud i fondi aggiuntivi in realtà sono diventati fondi sostitutivi della spesa ordinaria. Questa è la verità. Questa è la verità. E in larga misura, quando si parla del Sud, si continua a parlare di spesa storica. Chi più ha avuto continua ad avere di più. Chi meno ha avuto continua ad avere di meno. Questo è intollerabile. Avremo da fare uno scontro duro per quanto riguarda il Fondo Sanitario Nazionale, su cui si è consumato un delitto a danno del Sud da 15 anni. Un delitto. Non è questa l'occasione per spiegarlo nei dettagli. È qualcosa di vergognoso che noi porremo all'attenzione del Capo dello Stato in quanto garante della Costituzione, tanto per cominciare. E dell'uguale diritto dei cittadini italiani ad avere servizi essenziali identici in tutto il paese. Ora i dati Covid nazionali nel bollettino del Ministero della Salute sono 18.765 nuovi positivi a fronte di 335.189 tamponi processati per un tasso di incidenza del 5,59%, alto però il numero dei decessi con 551 vittime nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive salgono a 3.546 con il saldo complessivo di più 36 con un numero di ingressi di 317 persone nelle ultime 24 ore. In Campania torna a calare la curva dei contagi, ma aumenta rispetto in maniera netta il numero dei decessi, che sale a 62 nelle ultime 24 ore. Sono 1.862 i nuovi positivi in regione a fronte di 18.081 tamponi molecolari esaminati, con il tasso di incidenza del 10,29%, dato nefasto da inizio pandemia, perché nel più recente bollettino si certifica il superamento della soglia delle 5.000 vittime da inizio dell'epidemia, si è arrivati a 5.002. Salgono le terapie intensive regionali, sono 178 i posti letto occupati a fronte di una disponibilità di 656, mentre invece calano quelli di degenza
ordinaria, passando da 1620 di lunedì ai 1598 del bollettino di ieri. Problemi di salute per Silvio Berlusconi con l'ex premier che da lunedì mattina è ospedalizzato, lo ha spiegato il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del processo per il caso Rubiter. Il legale, infatti, davanti ai giudici della settima sezione penale, ha voluto dare atto a verbale che il premier, l'ex premier Berlusconi, per problematiche di salute è ospedalizzato dalla giornata di lunedì. La difesa comunque ha deciso di non avanzare istanza di legittimo impedimento per chiedere il rinvio del processo, infatti il tutto è proseguito. Inoltre, per quanto riguarda la situazione di Berlusconi, non dovrebbero esserci problemi particolarmente gravi legati a questo ricovero, che comunque è stato deciso per motivo precauzionale. Per quanto riguarda anche il processo, dovrebbero essere ascoltati alcuni testi di polizia giudiziaria e si sta discutendo anche di una perizia tecnica. Un fatto di cronaca: la Procura di Napoli della Guardia di Finanza ha notificato 19 misure cautelari con l'accusa di devastazione ambientale attuata per scavare delle rocce dalle rocce del porto di Napoli e dai faraglioni di Capri per prelevare i cosiddetti datteri di mare, molluschi che vengono estratti picconando e infliggendo un grave danno a quello che è l'ecosistema marino. Secondo quanto accertato da un pool di esperti che hanno fatto da consulenti agli inquirenti, è emerso che queste operazioni hanno desertificato l'ecosistema che si trovava sul 48% delle pareti dei faraglioni che si trovano sott'acqua. Si tratterebbe di un procedimento senza precedenti. Ci spostiamo ora a Caserta con l'aggiornamento Covid sul territorio di Terra di Lavoro. Nel bollettino di martedì 23 marzo sono 263 i nuovi positivi, con 7 deceduti e 176 guariti. I tamponi processati sono stati 2046, per un tasso di incidenza che scende di circa 2 punti e si attesta al 12,85%. Nel saldo complessivo, dopo alcuni giorni di discesa, tornano a salire gli attuali positivi, con più 80 contagiati in provincia. Caserta città continua a restare in cima per numero di casi attivi con 603 positivi, c'è poi Maddaloni con 506 e Marcianise con 441. Restiamo nel casertano perché i carabinieri della stazione del NAS di Latina hanno scoperto un import-export illegale di medicinali tra Italia e Gran Bretagna, con basi sul territorio nazionale anche tra Avellino, Napoli e proprio Caserta. Le indagini delle forze dell'ordine hanno avuto come riferimento anche Firenze, Milano e La Spezia, hanno consentito di scoprire l'esistenza di un sistema farmaceutico parallelo che aveva come precipuo obiettivo quello di rinforzare le casse della malavita organizzata. Sono state 18 le misure cautelari emesse. La Confesercenti provinciale di Caserta prenderà parte con una delegazione al flash mob del prossimo 26 marzo in piazza Carlo di Borbone a Caserta. L'evento è stato organizzato dal Movimento Insieme per il Wedding, che ha organizzato l'evento anche in altre piazze italiane. Confesercenti Caserta ha voluto comunicare il proprio appoggio alla manifestazione e infatti saranno presenti, osservando naturalmente tutte le normative in tema di Covid-19. Il mondo del wedding è variegato e finisce per essere invisibile, si legge in una nota di Confesercenti, ma fanno riferimento a questo settore tantissimi esercizi commerciali come negozi di abito da sposa, catering, ristoranti, location, wedding planner, agenzie di viaggio, nonché DJ, make-up e hair styling. Insomma, tutti chiedono di poter lavorare perché ci sono delle strutture da mantenere, nonché attrezzature, tassi, affitti, leasing e quant'altro. E senza la possibilità di avere i ristori e senza una previsione di ripartenza si rischia la chiusura definitiva, da qui appunto l'iniziativa che, ricordo, sarà presente il 26 marzo del 2021 in piazza Carlo di Borbone a Caserta. Chiudiamo con il calcio: campionato fermo per via delle soste per le nazionali, con 3 partite tra l'altro per la nazionale italiana. Intanto però per il Napoli possibilità di poter riflettere sul futuro della panchina azzurra. Sono frequenti i contatti tra la dirigenza partenopea e Massimiliano Allegri, con l'ex tecnico di Milan e Juve che potrebbe anche
accettare la panchina partenopea, ma ha chiesto delle garanzie non solo da un punto di vista prettamente economico, ma anche da un punto di vista di scelte, avendo comunque l'esigenza di operare soprattutto sul mercato e con la massima discrezionalità, una situazione che va comunque sempre confrontata con il presidente Aurelio De Laurentiis. Intanto il patron continua ad avere dei dialoghi, a cercare dei dialoghi con l'attuale allenatore Gennaro Gattuso. Al momento sembra quasi scontato l'addio dell'allenatore calabrese al termine della stagione, nonostante i buoni risultati dell'ultimo periodo, e comunque il patron partenopeo proverà prima di tutto a convincere l'attuale allenatore a restare sulla panchina azzurra prima di andare a valutare altri profili. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.